Siamo ancora una volta con il segno della benedizione iniziare questa attività della nuova ambulanza che la Croce Azzurra di Padre Pio ha ritenuto opportuno e ritengo addirittura doveroso e giusto di ricomprare. Una parola di chiarificazione e di spiegazione: dall'ambulanza che oramai è in pensione, abbiamo ritenuto opportuno, grazie e a più riprese in questi anni dai familiari e dalle istituzioni, e domenica 17 anche dalle comunità di amicizia, sono le interferenze. Abbiamo ritenuto opportuno pensare a una permuta che ci permettesse di avere un'ambulanza più rispondente per sicurezza, per comodità degli ammalati che vengono trasportati, ci offrisse una maggiore garanzia. Ecco, allora si sostiene, grazie alle autorità che non ci fanno mancare mai la loro collaborazione e la loro presenza, se non ci fossero loro, che io ho voluto definire con quello che hanno detto le persone trasportate, sono degli angeli dell'amore, se non ci fossero loro che abbiamo continuamente registrato intorno a questa attività. Non mi stancherò mai di dire, e lo voglio ribadire oggi su questa piazzetta, che la Croce Azzurra di Padre Pio è un patrimonio dei cittadini dell'isola di Capri. Non appartiene a nessuno, è di tutti. Ecco perché l'entusiasmo dei volontari, mi permettete, a chi dobbiamo darlo oggi. Vi invito a un minuto di silenzio perché il nostro grazie è a lei e a Mariana. Della nostra isola. Grazie Marianna perché hai trasmesso la tua vita.